other set. Cosa che stasera non faccio tempo a mangiare, né a pigliare il treno per tornare a Napoli. No. Tu gli dici che devi andare via prima. Gli dici scusate ma devo andare a lavorare. C'ho il treno che parte. Mm. C'era un gatto, mi sono messa una paura. Buonasera. Buonasera. Stia, stia pure con me. Buonasera. Come mai c'è quel gatto? Buonasera. Ma non so. Lo sa che quando abbiamo aperto il portone si è infilato dentro e non voleva più uscire? Ma guarda, io lo lascio stare a casa sotto perché la faccia è così carina, così brava. Io non ho già visto nessuna faccia carina, ho già visto un animale che mi saltava addosso. Ma forse perché voleva uscire. Non si è avventato addosso così poi, dei gatti non mi fido, dei cani sì. Ma come si fosse stato uno socio? Mi dispiace tantissimo, signora, per questa tremenda avventura col gatto. Comunque qui abbiamo anche un cane. Si chiama Virgola. Dunque, io ho già conosciuto Laura, vero? Sì, precisamente. E Laura, in quella che noi chiamiamo presseduta, mi ha parlato di lei, di voi. Ma come metodo noi preferiamo conoscere le cose direttamente. Un'altra cosa che riguarda il metodo è lo specchio. Dall'altra parte c'è un collega, lavoriamo sempre in due. Quattro occhi vedono meglio. Dunque ho già conosciuto Laura ed è stata lei a richiedere l'intervento di terapia familiare. Voi vi vedo oggi per la prima volta. Lei è il padre, vero? Sì, Nardi Benito. E lei, signora, la madre? Sì, io le Rossi, da ragazza. E tu sei la sorellina Marina. Che classe fai? La quinta. Benone. E senta, lei che lavoro fa? Io sono appuntato dei carabinieri. Ah, carabiniere. Che cosa fa? Un lavoro d'ufficio? Sì, attualmente svolgo un lavoro d'ufficio. Sono 10 anni che sto in ufficio. E lei, signora, lavora? No, sono stata sempre a casa. Fai qualche domanda tu, Laura. No, io prima volevo... E parla, no? L'altra volta parlavo... Io vorrei la cartella clinica, ce l'hanno loro? No. Non l'ho portata nemmeno io. E senza che la là, come facciamo, Laura? Mi scusi, signora. Vorrei cercare di capire una cosa. Laura, parlando con me, ha detto che in questa famiglia c'è tanta sofferenza. Ecco. Io vorrei cercare di capire perché. Cioè, qual è la vostra... I nostri problemi. No. Sì. Secondo voi perché in questa famiglia c'è tanta sofferenza? Perché c'è stata, c'è ancora, no? Qualcosa che non va, che non funziona. Ecco, vogliamo tentare di scoprirlo insieme. Perché io credo che questa sofferenza è una cosa che vi accomuna tutti quanti.
accomuna Laura, accomuna voi genitori. Anche la bambina. Vuole incominciare lei, signor Benito? Io? Sì. Dunque, noi abbiamo già parlato un'altra volta con un'altra dottoressa un mese fa. Laura è nata in un periodo sfortunato, cioè mia moglie conviveva con la suocera, mia madre. Sapete com'è, quando ci sono queste convivenze succedono sempre. Insomma, c'erano dei litigi, delle discussioni in famiglia e siccome Laura ha un carattere molto sensibile, proprio ne ha sempre sofferto di queste discussioni in famiglia. Poi è nata la sorella, diciamo, quando è morta mia madre una decina d'anni fa, cioè più o meno 10 anni fa, nel 73, quando Laura aveva 13 anni. Laura, nel periodo dello sviluppo, ha incominciato a stare male, ad avvertire i primi sintomi di origine nervosa, diciamo così, è nata la sorella, questa sorella. Io e mia moglie pensavamo che, l'ingresso di una persona in più in famiglia potesse essere utile, poteva essere utile per lei, perché si poteva affezionare, ecco, ma il problema è che Laura non è in condizione di poter lavorare. Proprio questo fatto che non può lavorare la fa stare, sta male, le ha nuociuto, ecco, perché fa una vita così, senza significato, vive sola. Io e mia moglie abbiamo affittato un appartamento libero e lo abbiamo dato a lei, proprio per vivere sola, per stare tranquilla, per evitare, ulteriori discussioni, ecco, però quando vuole venire a casa nostra è padronissima. Poi io, quando ho una giornata libera insieme alla sorellina, andiamo a trovare, stiamo con lei, passiamo qualche ora insieme. Comunque, per parte mia, da quando è morta mia madre, 10 anni fa, non ci sono stati né litigi, né discussioni, né più contrasti con mia moglie. In passato sì, ci sono stati. Adesso Laura dice che la colpa è tutta di questa famiglia che secondo lei è partita male. Mia moglie dice altrettanto. Questo è tutto. Non so se mi sono spiegato. E per lei, signora, com'è stata questa famiglia? Come? Non mi ha sentita, signora. Non ho capito bene. Ah, non l'ho capito. Spiegatevi meglio. Sì. Aspetti che mi avvicino un po' anch'io. Sì, sì, forse è meglio. Però Laura, tu devi parlare, non io. Prima suo marito diceva che quando vi siete sposati ci sono stati molti litigi, molti contrasti. Non so dire niente su questo, veramente. Ma c'erano, non c'erano, com'è la cosa? Io vedo solo che lei sta facendo la terapia sbagliata qui. È Laura che si deve curare, non lui. Per questo ci vuole un neurologo. Signora, questo lo vediamo dopo. No, 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 questo di Viv, che Achille l'ha tenuto sotto per 25 anni, la conosco bene. Questa è terapia qui familiare. Viene fuori la verità, una volta tanto. Sì, sì, vabbè. Per questo ci vuole una terapia di un neurologo che sappia bene o per via orale o per via parentale, per via quella che è. Insomma, a questo ci vuole uno da cura buona, per sempre, per 2, 3, 4 anni. Ecco quello che ci vuole. Perché queste terapie qui familiari? Signora, perché mi ruba il mestiere? Perché non mi convincono. Perché mi ruba il mestiere? Io se ho partecipato è perché Laura ha insistito, se no lei che qualifica ha, che è? Psichiatra. La psichiatra? Ah. Allora vado bene. Allora va bene, però questo qui non è il tipo di... Allora, cerchiamo di capire che cosa è successo e che cosa succede. Perché qui Laura, e tutti voi mi sembra, state soffrendo molto. Sì, sì, e questo so, ce lo so, l'ho vista io. E secondo lei perché? Beh, guardi, mia figlia era un carattere molto chiusa, io invece sono molto aperta e perciò non c'è discorso. Forse lei ha un carattere come quello di una sorella mia che vuole esprimersi ma che non riesce. Come si dice, non riesce a fare il primo approccio. E allora, essendo le cose così, rimanevamo un po' fredde. Ecco, io la vedevo fredda. Andavo vicino, cercavo di baciarla, lei poteva darsi pure che mi scansava. Quando era bambina aveva dei gesti proprio per scansarmi. Insomma, non era azzeccosa. Ecco, forse perché la nonna me la metteva contro. Io non lo so, non ho mai capito il perché. Una volta mi ricordo da bambina le ho chiesto se voleva un fratellino o una sorellina. Questo è vero, te lo ricordi? Sì. Mi ha detto di no. Ripeto, forse perché si ricordava le parole della nonna che diceva sempre il piatto si fa piccolo, la casa si fa piccola. Mentre io invece volentieri l'avrei dato un fratellino a 6 anni perché la vedevo troppo chiusa, ecco.
Poi la bambina mi si è ammalata e noi l'abbiamo seguito passo passo, sa, si immagini che io andavo a trovarla tutti i giorni ai Camandoli. Io mi cibavo 4 auti per venirti a trovare, e questo tu lo sai. E un giorno la trovavo su, un giorno giù, un giorno magari che si era fatta le siringhe e aveva preso la medicina, stava bene e quindi stava su. E poi... Mi scusi signora, mi pare di capire che questo rapporto tra lei e l'altro... Quando è ritornata a casa è ritornata che stava bene. Il rapporto è sempre stato difficile. Quando è ritornata a casa... Dicevo prima. Ah oh, no, no, per me niente, per me è un gioiello, mia figlia, io non posso, che devo dire? Sì, però è una figlia che non lei... è stato niente difficile per me. È una figlia che lei non capisce tanto, è così? Beh, sì. Lo devo ammettere, non lo so se dipende da noi o dipende da lei, ma è difficile il discorso, il dialogo, come dice lei, sì. Lei è d'accordo. Allora non vi capite tanto bene. Lasci parlare loro, che adesso capirà. No, Laura, tu devi dire. Laura, ascolta quello che stanno dicendo il papà e la mamma, è importante. Sì, è importante. Laura, tu devi dire perché mi hai portato qua. E se vuoi, mi puoi fare pure qualche domanda. Io vi ho portato qua per il tuo bene, per il vostro bene. Io credo che hai portato Dovevo qui... Dovevo farlo. Credo che hai portato qui i tuoi genitori per il bene di tutti. Sì, certo, anche per il mio. Anche per il tuo bene, perché anche tu soffri di questa situazione. Dillo quello che provi, quello che senti, perché ti senti male, e parla. Non hai capito. Perché voi non state bene. C'è tensione. È inutile parlare di prima. Sono cose passate, Laura. Tu dovresti, con la tua volontà dovresti superarle. La mia volontà è avervi portato qui. Ah, se tutti facessero come te, non so che cosa succederebbe. Senti, non ti pare il caso di tentare di frenare un po' l'aggressività della madre? Perché già mi pare che in famiglia i pantaloni li porti lei. E non vorrei che diventasse ancora di più la figura predominante. Non ti pare? No. Posso parlare? Sì. Io dico che se le cose vanno male, un po' di colpa è anche nostra. Cioè, se le cose vanno male, un po' di responsabilità è anche di noi genitori, perché... Cioè, maggiormente io mi sento responsabile di questa famiglia che è partita male, perché ero figlio unico. Non è che l'ho forzata, ma l'ho tenuta 17 anni con mia madre. Perché non gli racconti anche di nonna? Come ci stavi a casa? I rapporti con loro erano un po' forzati. Di quanto eri triste. Laura. Laura, io non credo che devi essere tu a stabilire cosa va detto qui. Non è compito tuo. Come prima la mamma diceva che dovevo darti le medicine, adesso fai lo stesso tu. Decidi cosa si deve dire qui. Siete uguali. Uguali? Sì, uguali, due ladri. Fate esattamente la stessa cosa, cercate di rubarmi il mestiere. Ora, Laura, io desidero che tu esprima apertamente i motivi per cui ce l'hai con tua madre e parla direttamente con lei. Non ti ammetto di scuorne nemmeno paura. L'assurdità. L'assurdità io non ho mai capito di questa donna. È assurdo. Devi parlare a lei. È una persona la mamma, non è un fantasma, ce l'hai lì. La stranezza. L'assurdità di questa donna. No, la mamma è lì. Guardala. Parla a lei. Mamma, io sento... Risci che la che tieni contro di me. Parla, senza paura. Assurda. Io ti sento assurda. Ma questo quando l'hai scoperto? Mo o allora? L'ho sempre saputo, da quando ho incominciato a capire. Io ti sento strana, assurda, lontana, incomprensibile. Io ne ho sofferto a morte. Ma guarda che io non tengo colpi, io ho fatto l'analisi. Signora, adesso facciamo parlare Laura. Sì, sì, che dicesse tutto dall'A alla Z, parla. Tu sei strana, lontana. Già da quando ero piccola, tu sei sempre stata strana, lontana. C'era qualcosa di pazzo. D'impazzito in te. Io vedevo gli altri bambini, le famiglie, quando andavamo fuori. Tutto impazzito, strano, assurdo, lontano. Potrei fare non uno ma 1000 esempi. Ecco, allora cerca di farne uno concreto. Raccontami un fatto che ti ricordi. Per esempio il fatto che da bambina non mi lasciavano dormire. A tutti i costi mi volevano svegliare. Mi svegliavano a schiaffi. Diceva al marito, accendi la radio. Non deve dormire, non deve dormire. E papà lo obbediva. Ma guarda, Laura, che ti spiego.
questa. Non deve dormire, non deve dormire. Minacciavano di svegliarmi a schiaffi. Anche adesso, poi. Ma questo l'hai sognato? Perché? Domandatevi un poco, perché facevate questo? Anche adesso, con quella povera creatura. I bambini hanno bisogno di dormire. Ti ricordi male? Eh no, non lo puoi negare. L'hai fatto anche con la seconda figlia. Non la fai dormire fin da quando è nata. Era appena nata e tu non la facevi dormire mai. Ma io non ti capisco, Laura, ma che ti succede? Perché dici queste cose? Io vi ho sempre voluto bene. Chiacchiere. Non puoi più andare avanti a chiacchiere. È arrivato il momento che devi dire la verità. Ma veramente non ti capisco, Laura, ma allora tu mi vuoi tartassare? Eh sì, mi vuoi tartassare, altrimenti non si spiega. Marina, mamma, io ti sveglio per forza. Dillo tu alla signora che sta qui. No, sono io che devo parlare. L'hai detto tu, fino in fondo. Quella bambina poi saranno mesi che non si lava la testa. Ma non lo so perché dici queste cose, Laura. Io quello che ho è che sono un po' apprensiva. Sì, copriti, mettiti il giacchettino più pesante, ma mi pare che tutte le mamme... Lo ripeto, sei strana, lontana. Un essere tutto particolare. E vabbè. Signor Nardi. Scusi, mi ero distratto. Appunto. Volevo sapere se sta ascoltando quello che Laura sta dicendo a sua moglie. Sì, sto seguendo, l'ho seguito. E poi, Marina, potrebbe avvenire qualcosa di spaventoso. Ho grosse preoccupazioni per questa bambina. Quali sono queste preoccupazioni per tua sorella? Terribili. Terribili. Ma io non ho capito perché ti stai tanto a preoccupare per Marina. Se ne capita qualche cosa a questa, ci penso io. Tanto per cominciare diventerà obesa per la dieta che fa, che è completamente nuova. Una dieta impazzita. Eh no, veramente no, perché? Laura, io non ho capito. Dieta. Marina, alzati in piedi a mamma. È obesa, gonfia. A me mi sembra una bambina normale. Mi scusi signora, io vi conosco da troppo poco e quindi non riesco a seguire tutte le vostre polemiche. Allora vorrei che Laura dicesse apertamente quello che ha da dire. Così poi capiamo di che cosa si sta parlando. Rispetto alla dieta di Marina, Laura, che cos'è questa accusa che fai alla mamma? La dieta, tanto per citare una sola cosa. Cosa mangia Marina? Marina non mangia. A parte quel brodo, quell'acqua, che le è stata data per 10-12 anni di seguito. Non ha mai mangiato minestra, mangia solo pasta. Pasta e carne, perché la carne la conosce. Carne, pasta e carne. Quindi il medico gli ha dato una dieta e tu te ne sei fottuta. L'hai detto tu stessa, io me ne fotto, che è questo, faccio da me. Il medico gli aveva dato una dieta giusta. Il pesce non lo mangia mai, le uova non le conosce, mangia le cose più strane. Pasta. E invece che sgonfiarsi, era gonfissima, io l'ho vista. E ora si gonfia sempre di più. Ma no, cresce! È perché i giacchettini ci vanno stretti. La superalimenti in modo strano. A pranzo mangia tutta questa roba come una dannata. Pasta, carne. E a cena niente. O un bicchiere di latte. È tutto impazzito. Marina sta dicendo di no. Vuoi rispondere a Laura? Perché il dottore ti ha dato questa dieta? Perché sei grassa? Perché sei magra? Signora, perché il dottore ha dato questa dieta a Marina? Marina, finché era piccola e non conosceva i sapori, naturalmente, ma mangiava di tutto. Poi, quando ha cominciato a conoscere i sapori, come tutti i bambini, ha cominciato a fare questo mi piace, questo non mi piace, questo lo voglio, questo non lo voglio. Per esempio l'uovo me lo prendeva crudo, poi intorno ai 3 anni, conoscendo il sapore dell'uovo, non me l'ha più presa e quindi ora mi mangia fettine impanate, pasta asciutta. Ma perché è stata dal dottore? Perché qui ognuno di noi... La cellulite, c'ha il petto pronunciato e la pancia, ha la cellulite sulla pancia. E l'acqua e i liquidi che prende? Sì, è diciamo una cellulite di origine alimentare, allora il medico le ha prescritto una dieta e le ha escluso... Cos'è che le hai scusa? Ma niente, se volete a questa, io ve la spoglio nuda. Anzi, pochi giorni fa l'ho riportata dal dottore, ma l'ha pure pesata. Non è un maiale. Come se dovessi pesare un maiale. Ma non ha niente di speciale, ha detto che si tratta di un fattore alimentare, ma ha prescritto una dieta. E poi fa pure poco movimento, ecco. Dunque, sì. Se ho capito bene,
Voi avete dei problemi nel controllare cosa mangia Marina. Mangia troppo o mangia troppo poco? Ma no, una cosa normale. Però quello che pare a lei. Quello che pare a lei. Cioè lei non riesce... C'è un fatto. Lei non può comprendere perché una donna. Un ministro. C'è chi il minestrone se lo mangia a pezzette e chi invece ci sono dei vicini di casa nostra che lo mangiano passato, signora. Perché è più fine, è più leggero. Mentre invece a tanti, se i pezzi non sono grossi, non gli gusta. Ma c'è anche chi lo mangia medio. Come medio? I malati lo mangiano passato. A lui, per esempio, più i pezzi sono grossi e più gli gusta. Mentre invece, per esempio, c'è una famiglia vicino a casa nostra che ha dei giovanotti non so alto, non so quanto sono alti, mangiano tutto passato, signore. Il passato di ceci, il passato di verdura, il passato di zucca, tutto passato. Ecco, io non capisco perché tu devi incolpare a sta creatura che mi mangia la minestrina. Io non incolpo nessuno, ma chi incolpa? Appunto, allora non c'è sta niente di straordinario. Ma Marina fa molti capricci sul mangiare. Come? Marina mangia solo quello che vuole. Assolutamente, io gli metto davanti un piatto di pasta asciutta, una fettina impanata, una mela e lei mangia. Ma se le mette qualcos'altro non la mangia. Fettuccine, brodo, brodo vegetale, brodo di carne, mozzarella fritta. Tutto fritto, tutto fritto, 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 fritto. Fritto, 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 sì, perché ci piacciono le fritture. Patate pure, magari tagliate a fettine, fritte. Patatine semplici e fritte. Croquet, supplì. Insomma, mi sembra che non muoia di fame. Però è capricciosa. Mangia solo quello che vuole. Io non so che cosa le devo dire, signora. Lei la buona volontà ce la mette veramente a mangiare, per esempio, quello che dice la sorella. Mozzarella, frutta sana. E devo dire la verità che mi sta cambiando. E adesso mi sta mangiando pure la mela tagliata. Beh, la buona volontà ce la mette, poverina, però ogni tanto ci vengono dei movimenti di stomaco quando per esempio mi mangi il formaggio, ecco. E poi non ti scorda, Laura, che quando eri bambina eri come lei. E poi mi scusi, signora, lei si è troppo fissata sulla sorella. Lei non si deve preoccupare tanto per lei, perché a questa ci penso io. Mica mi manca la ragione, io non sono rimbambita ancora. Non vi capisco, proprio non vi capisco. Vuole parlare solo con lei? No, non è questo. Io non riesco a capire perché Laura si impicci di quello che mangia Marina. Perché io vedo in Marina una malattia. Il pesce non lo conosce, lo mangia stasera per la prima volta perché gliel'ho detto io. Se è vero che glielo dà. Lo conosce, è solo che non le piace. Ma che importanza ha? Questa è una malattia. Non ti capisco, Laura. Marina, per esempio, adesso non mangia la verdura. Ieri sera mi ha mangiato i fagiolini. Magari a una alla volta, ma li mangia. E certe volte pure le carote. E suo marito, signora, che fa? Non l'aiuta? No. Lui mangia in camera sua. Sì, sì, lui mangia a parte. Io cucino tre qualità di roba. Brodo, minestra, pasta asciutta e una trattoria. Ognuno mangia in camera sua? Sì. Lei perché mangia in camera sua? Perché non mangia a tavola con gli altri. Io ho un modo tutto strano di mangiare. Io un pasto completo lo faccio in 2 o 3 minuti. Sì, lui mangia, diciamo così... Perché mi pare che do fastidio a tavola ai commensali. Lui mangia la minestra sana. Sì, mangia sì. Tutto sano. Io butto giù tutto sano. Lui mangia l'insalatiera perché mangia delle minestre abbondanti. Allora che deve stare lì a metterlo nel piatto. Fa prima, mangia lì dentro e poi in camera c'è la televisione. Allora si mette a guardare la televisione e a tavola non ci viene. Ah, io penso che a mangiare svelte conviene. Perché... È questo che ti dà fastidio. Sì, anche questo. Ma no, sono proprio di famiglia così. C'è anche una zia loro. Fa parte di una situazione malata. Malata... Io non ho mai sofferto di nessun disturbo digestivo, sia a mangiare cibi sordi, duri. Io penso che non danneggi il fatto di mangiare dei cibi a lungo senza masticarli. E poi, se sono arrivato a questa età senza soffrire di nessun disturbo digestivo, comunque a me piace mangiare tutto duro, sia la frutta che la pasta. Ma scusi signora, lei da quanto tempo ingoia questo rospo? Come? Da quanto tempo ingoia questo rospo? Ah, chi? Lui? Eroscipo. 26 anni. 26 anni che non mangiate insieme. No, no, per esempio domenica Laura è venuta a casa e abbiamo mangiato tutti quanti insieme. Sì, ma così. Oh, quando capita? Il fatto è che c'è la televisione a due passi, signora. Noi abbiamo le camere aperte per far passare il calore del termosifone. No. E allora lui magari sente qualche cosa di importante in televisione, no. E corre là con tutto a mangiare. No, il fatto è che la cucina è talmente piccola, talmente stretta, che se io mi mettessi al posto mio... Va di là al lavandino del bagno a mettere la minestra, no. Per farla freddare. Sì, no, comunque la cucina è talmente stretta che se io mi mettessi al posto mio, occuperei tutto il passaggio. Ma proprio non si può, perché lui mi va a lavorare a mezzogiorno. Lei mi arriva all'1:30, allora io che faccio? Sì.
Devo mangiare con lui o aspettare lei? Proprio non si può per via dell'orario. Sì, sì, vabbè, poi no, infatti, come dicevo prima, la cucina è talmente stretta, sarà la metà di questa stanza. Il tavolo, sì, il doppio di questo tavolino. E allora io preferisco dare loro la precedenza e le lascio mangiare tranquilli, perché come dicevo io, se mi mettessi al posto mio, combinerei tutto un teatrino, rivoluzionerei tutto con i piatti andando avanti e indietro con le pietanze, ecco. Sì, però la dottoressa ha ragione. Non si mangia molto spesso a tavola insieme. Adesso capisco cosa intende Laura quando parla di malattia. Mi è un po' più chiaro. Certo che è una cosa grave che il padre in una famiglia sia così fuori. Lei ride, ma... No, posso spiegare. Per esempio, oggi non sono tornato a casa con lei all'1:30. Siccome, chiamiamola così, ho la maledetta abitudine, vizio, non lo so, di dormire almeno un'ora, ma non di più, sia che lavori di giorno che di notte. Allora mi devo fare perlomeno 50 minuti a letto. Poi, quando mi sveglio, devo trovare la casa pulita e in ordine. E così oggi, no? Dovevamo essere qui a Roma a un certo orario. Io sono sceso di corsa di casa, però mi sono fatto il mio riposo. Poi mi sono fatto la barba, ho aiutato mia moglie a pulire la casa, ad assettare, abbiamo preso il treno, siamo arrivati qua. Adesso devo ritornare a Napoli, prendo il treno, vado a casa, mangio, vado a lavorare, metta che io lo faccio tutta la settimana e quindi non posso stare più di un quarto d'ora a tavola con loro. Aggiungo a questo che a causa del lavoro gli orari spostati. Però la tavola è importante. Sì, è come un rito. La tavola sono i rapporti affettivi. Sì. È l'unico momento della giornata dove la famiglia si riunisce. Ma la famiglia non si può riunire, come si riunisce? A tavola. Sì, però c'è un altro problema. È proprio impossibile, specialmente nei giorni di lavoro. E chi meglio di lei lo sa, signora? Lei lavora. Che fa? Lei mangia tutti i giorni a tavola con suo marito? Mi dica la verità, dottoressa, è impossibile. Mi creda. Allora, se questo fatto non le dà fastidio, non le crea problemi, quali sono invece le accuse che fa lei, signora? Beh, guardi, noi abbiamo fatto tanto per lei, e pure per la piccola, sa? Mo' basta! Vuole un esempio? L'ultimo, eh? Lei si lamenta che suo padre va a casa sua e gli mette tutto sotto sopra. Ma se gli mette tutto sotto sopra è perché gli è andato a sturare il lavandino e poi gli ha messo il bidet nuovo, perché se volevamo aspettare l'operaio che veniva, chissà quanto tempo ci voleva, naturalmente. E certo, se lui inguacchia un po' è perché non è del mestiere, bensì si adatta, ma pulisce. Perciò pensi a lei, che si pulisca a casa sua, perché noi la buona volontà ce l'hanno messo tutta quanta. Il problema è che sarebbe molto bello se ci fosse qui una Laura autonoma. Invece, nonostante le case divise, questo noi e lei sono ancora uniti. La cosa che mi preoccupa, signora, è che Laura sta ancora qui dentro. E io non sono più disposta, cara signora. A queste condizioni non sono più disposta, mi dispiace. Ho fatto il dovere mio, ma non mi sento di venire qua per sostenere una causa che è persa già da principio, perché lei non vuole fare niente per noi. Noi abbiamo fatto anche troppo. E il papà che cosa ne pensa? Veramente, sì. Per esempio, quando Laura viene a casa non accetta niente, cioè accetta solo l'aiuto finanziario. Se noi le vogliamo dare, offrire, che so, una cosa, ma nemmeno fatta in casa, ha già comprata confezionata, tipo scatola di biscotti, cioccolatini, lei non mangia niente, non vuole niente, non accetta niente. Mi scusi, ma sua moglie stava dicendo un'altra cosa. Sua moglie stava dicendo, io non voglio più venire qui se le cose continuano allo stesso modo. Io la buona volontà ce l'ho messa, Laura invece. È questo il suo pensiero, signora? Sì, sì, certo. Laura ha chiesto delle cose, ma anche lei deve fare per noi. Ecco, io vorrei sapere se lei ritiene giusto quello che ha detto sua moglie. Sì, indubbiamente Laura in passato ci ha fatto delle richieste che sono state tutte quante accettate. Quindi vorremmo che adesso anche lei, diciamo, facesse qualche cosa per noi, collaborasse. In che senso? Per esempio pulire la casa, cioè pulire, mantenerla pulita, perché io vado da lei un paio di volte al mese e gliela pulisco tutta da cima a fondo per bene. Quindi di conservarla pulita. Però
Lei dice che questo non lo può fare perché sta male, si sente male. Allora, se si sente male, perché non va da un dottore? Ma lei invece si cura a modo suo. Sì, viene qua, però iniezioni non ne fa. Sono anni che non fa iniezioni. E io penso che qualsiasi medicina presa per bocca è solamente un palliativo. Poi ogni tanto esce, fa delle passeggiate, sì, quelle riesce a farle, però il fatto di pulire il tavolo dove mangia, quello proprio no, mangia oggi, mangia domani. Questo tavolo per pulirlo bisogna raschiarlo e noi vorremmo che lei si rendesse conto che ha due genitori ordinati, puliti e che mettesse pure un po' di buona volontà. Per esempio se cade un piatto per terra lei non lo raccoglie. L'altro ieri sono stato da lei, sono andato in camera sua e ho dovuto raccogliere roba ammucchiata che stava da mesi ancora lì. Ma scusi, lei perché lo fa? Cioè lei? No, lei, perché fa queste cose per Laura? Perché le devo fare per forza. Perché per forza? Per forza, perché lei dice che sta buona così, da Munnezza, cioè che vive bene nella porcheria e... Io vorrei che lei poi a volte, diciamo, non guardasse con occhi sospettosi, perché pensa che noi quando andiamo a pulire usiamo dei detersivi dannosi, lei invece dice che usa solo dei detersivi speciali. Uso quelli liquidi? Sì, perché noi a casa nostra per pulire usiamo i detersivi in polvere, mentre lei usa detersivi liquidi. No, io vorrei sapere perché lo fa. Non è una cosa così abituale che il padre vada in casa della figlia e gliela pulisca. Vabbè, ho anche un altro motivo, che so, per esempio sono operaio per un guasto, un estraneo, uno di una famiglia di sotto per un danno. Ma non è per l'operaio, che fa, mucchio, che facciamo? Poi mi vedono entrare là, sanno che sono il padre, che figura ci faccio io? Io vorrei che lei facesse la persona normale, ma lei dice che sta male, che non ce la fa, non può lavorare, allora... Se non può lavorare, perché non chiede il sussidio? E neppure questo riesce a fare. Allora sono sempre io che vado a bussare a tutte le porte, avanti e indietro, su, giù. Ecco. Ma io non ho capito una cosa. Perché lei si deve rivolgere sempre a noi? Non prende mai la scopa in mano. I piatti a casa sono ammucchiati fino in cielo. E non le dica a terra che c'è sta roba da vergognarsi. Io non ho capito perché tu non vedi mai la scopa mai. Signora, io credo che vi trovate in un grosso impiccio. Vi trovate in un impiccio perché Laura in certi momenti dice sono sola, voglio fare la mia vita, voglio stare in casa mia. E un minuto dopo vi fa delle richieste come se avesse 7 anni. Dovete pulirle casa, badare alla sua roba. Ecco, io credo che questi genitori e questa figlia devono fare una scelta. Laura, tanto per cominciare, deve crescere. Se devo crescere, devono aiutarmi loro. Sì, ma bisogna fare un patto, che deve essere rispettato da tutte e due le parti. Laura, se tu decidi di avere 25 anni, allora però devi essere autonoma. Se invece hai ancora bisogno del loro aiuto per tutto e vuoi avere 7 anni, te ne torni a casa. I bambini di 7 anni vivono con i genitori. È questa la scelta che devi fare, Laura, pensaci. Ci vediamo la prossima settimana. So già la risposta. È meglio che ci rifletti. Martedì alla stessa ora.
Dunque, io rispondo così. L'ho scritto e faccio questa affermazione. Io vengo qui per acquistare complementarietà e in più per conseguire maturità personale. Allorché avrò conseguito ciò, potrò tornare a casa. Cioè, io sono qui per acquisire, dopo che avrò acquisito perfetta conoscenza, consapevolezza e padronanza, e voi mi avrete dato carta bianca, allora potrò tornare a casa, perché ora, anche volendo, io non posso. Cioè, io dico a mia madre, lavi i capelli a Marina, ma lei ora non sente. Ma li ho lavati sabato, Laura, non incominciamo. Marina i capelli se li lavo il sabato o la domenica. Lei è polemica, raggiratrice, e sa tergiversare bene. È campionessa del tergiversare fatti, cose e modi. Soltanto di fronte alla carta bianca che avrò acquisito, dopo che sarò maturata, avendo conseguito perfetta conoscenza e consapevolezza del mio io, quando mi avrete dato carta bianca, potrò tornare a casa. Ma perché, scusa Laura, l'obiettivo della tua vita è rubare il posto alla mamma? Dammi qua, fammela leggere a me. Scusi signora, cerchiamo di capire questo. Perché Laura pone come obiettivo della sua vita e della sua maturità rubare il posto alla mamma, perché? Perché penso che lo tenga male, lei il posto. Ma questo è un obiettivo assurdo, pazzo. Perché un obiettivo pazzo? Come un obiettivo pazzo? Perché il posto è suo. La mamma è la mamma. È la moglie di quel signore lì che fa finta di non ascoltarci. È la tua mamma e di Marina. Che cosa vuol dire devi maturare per rubare il posto a lei? Non capisco io adesso. È talmente chiaro. L'hai detto tu prima. Hai detto quando le cose si faranno come voglio io e non come vuole la mamma. Sì, l'ho detto. E questa è una cosa pazza. Se lo dice lei. Anche perché a questa povera mamma il posto hanno sempre cercato di rubarglielo. Eppure l'ha tenuto bene. L'ha tenuto bene a modo suo. C'è sempre stato qualcuno che cercava di rubarglielo. Ma chi glielo voleva rubare? Chi? Per prima tua nonna. Un povero essere distrutto, morto. Tu sei sempre stata bene. Ti sei messa lì. Senta. Io non credo che lei possa rimanere fuori da questa cosa. Se possa rimanere fuori? Vuole rubare il posto a sua moglie. Non lo so. Mi pare lei ha detto che la sua condizione di rientrare a casa è che vuole carta bianca. Laura ha detto che vuole rubare il posto alla madre. Ma non so, su tutto oppure solo su quello che interessa a lei? Insomma, su che cosa vuole carta bianca? Non lo so, ma mi pare una cosa grave che Laura voglia rubare il posto alla madre. Non lo so, perché io non ho sentito quando hai letto. Tu dici, mi pare di aver capito, che la condizione per rientrare a casa è che vuoi carta bianca, ma su che cosa vuoi decidere? Su tutto. Solo su Marina? Oppure... No, sulla famiglia. Sull'aria che c'è in casa. Ma è inaccettabile questa cosa, se ne rende conto? È inutile che continui a chiedere... No, ma veramente a casa non è che c'è uno che comanda, comandiamo tutti. Ma ci deve essere. Ci deve essere il benessere. Se ognuno ha il suo spiccio di libertà, senza invadere il campo altrui. Cioè, uno si vuole vestire in un certo modo, vuoi fare un determinato tipo di studio. O la maturità. Ma non ci puoi obbligare. Ma più per voi che per me. Laura, la tua maturità è prendere il posto della mamma. No. La maturità per me, soprattutto per me, mi riporterà a casa. A fare che a casa? Prendere il posto della mamma? Allora non ci siamo capiti. Non avete capito niente. No, il problema è che noi abbiamo capito benissimo. Laura, tu devi fare degli esempi. Devi spiegare bene quello che vuoi dire. Io ho scritto tutto quello che sentivo. È chiaro. Vuoi rileggerlo? Infatti è tutto molto chiaro. Solo che io non sono d'accordo. La tua maturità è tornare a casa e prendere il posto della mamma, e questo è tornare indietro. Ah, e qual è allora la mia maturità? È andare fuori, per conto tuo. Ma lo farò stando qui. Solo quando avrò acquisito consapevolezza, coscienza del mio io, sarò più matura. Ma in queste condizioni io non posso tornare. Signor Benito. Cosa? Cosa ne pensa lei? Ma di che cosa? Di quello che stavamo dicendo prima? Cioè che vive sola.
No, di quello che stiamo dicendo adesso. Di questa figlia che vuole tornare a casa per prendere il posto della madre. Ah, io penso che si è espressa male, visto che non abbiamo capito. No, io temo di aver capito benissimo. Ah, veramente, lei... Lei un paio d'anni fa parlava vagamente di lavoro, perlomeno era un accenno. Adesso non parla né di lavoro, né di matrimonio, né di altre vie d'uscita. Ma come puoi dire proprio tu che il matrimonio è una via d'uscita? Il problema è che a me sembra che a lei il comportamento di Laura vada benissimo. A lei fa piacere avere Laura e le starebbe ancora meglio averla dentro casa. No, perché io dentro casa non mi fa piacere. Perché penso che lei fuori può vivere da sola. Certo preferiremmo che vivesse da sola con mezzi propri e non solo con i mezzi che le fornisce la famiglia. Dunque, Laura, io sarei una raggiratrice qui, è così. Raggiratrice, sa tergiversare bene i fatti, i modi, le cose. Sì, signora, Laura le vuole rubare il posto. Ah, è così, Laura. Allora vogliamo tornare indietro, a come eravamo prima di decidere di venire qua. Niente, manga paga. Allora guardi, signora, se lei continua così e prende il sopravvento, visto che qua si sente sicura dal momento che è malata, allora io divento cattiva. Io a che stava? Io a scomme sangue, io a rombo l'osso e poi ce li rimetto a posto. Altro che raggiratrice, simulatrice, compromessi, eccetera, eccetera. Non deve fare giochi di parola, deve tirare fuori i fatti. Noi veniamo qua, se tu reagisci bene, sino i ca non ci vendi più. Tu devi ragionare col cervello e basta. Ma che pure mi pazzia? Tuo padre si è alzato dal letto, stava pure male, però è venuto. Questo non lo scrivi? Infatti, in questa famiglia molte cose vengono dimenticate. Vede per esempio lei, signor Benito, è talmente preso. È talmente distratto dai problemi di sua figlia che non trova il modo di accorgersi di sua moglie. No, perché io a mia moglie l'aiuto, le sto sempre vicino. Certo posso fare poco perché lei me lo impedisce, ma posso fare molto di più. Appunto, c'è un problema, che la mamma ha anche sottolineato. Qui c'è un foglio, scritto da sua figlia, dove ci sono una serie di accuse a sua moglie, e lei tace. Lo sa lei in genere che chi tace consente. Cioè non ho capito, mia Laura vuole prendere il posto della mamma e io... Qui c'è un foglio dove Laura dice alla mamma che è una raggiratrice. Sono parole. Che parole, Laura? Queste sono offese. E offese? Sì, offese alla mamma. E lei sta zitto. Ma io le cose le vorrei calcolare sul piano pratico. Più pratico di così. Ma dove vuole arrivare? Alle mani? Alle botte? Vedi, Laura, mamma un posto ce l'ha già e ce l'aveva ancora prima che tu nascessi, quindi tu non glielo puoi levare. Mamma, mi scusi, sul fatto che la offende e lei tace. Veramente, io penso che si è espressa male, forse... Non lo voleva proprio, non lo pensava, non voleva dire di voler prendere il posto della mamma. Ti sei espressa male, è vero. Ma io adesso vorrei capire solo una cosa sul fatto della carta bianca. Cioè, su che cosa tu proprio vuoi carta bianca? Su tutto? O solo su certi sistemi della vita? Sull'educazione di Marina? Sulle spese? Ma come vorresti cambiare il sistema della famiglia? O di mamma? No, 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 signor Benito, che significa questo? Proprio non va. Questo vuol dire che lei è d'accordo con Laura. C'è un'intesa qui. Infatti, guardi com'è contenta. Si sente protetta da lei. Lei la sta proteggendo contro sua moglie. Mi scusi, signor Benito, ma se qualcuno per strada, mentre voi due state camminando insieme, lei e sua moglie, intendo, se qualcuno dice una brutta cosa a sua moglie, lei che fa? Eh beh, certo, non mi fa piacere. Ma non fa niente, non la difende? No, no, non lo so, a volte poi
come si dice, bisogna pure pesare le parole dalla bocca che escono, perché da una persona estranea. E poi io in questi casi non ho mai avuto, diciamo così, è vero, una reazione improvvisa, subitanea. Non sono il tipo, lo sai che parte la giresta, è vero? Cioè io sono la raggiratrice. Signora, lei è arrabbiata. E ha tutti i motivi di questo mondo per esserlo. Suo marito non sta qui vicino a lei, né fisicamente né spiritualmente. Non la difende nemmeno. Sì, ma quelli si vogliono bene, questi si vogliono bene. Sì, ma qual è la coppia qui? Lei ce l'ha col padre perché dice che va a casa sua, mette le mani qua, là. Lui lo fa per la casa. No, qui il problema è un altro. Laura la offende e suo marito non la difende. Lei qui sta sola. E questa è una cosa che credo sia sempre stata così. Io mi pensavo che venire qua si andava avanti. E invece si va indietro. È vero. Sì, tu lo dici. Ma non sarà così. Perché da questo momento io ti abbandono e buonanotte al Sicchio. Va bene? Signora, perché se la prende con Laura e non con suo marito? Ma mio marito è un santo, che ci posso fare? No, non è un santo. Se sta lì vicino a Laura e lascia che la offenda. Ma io non posso. È come se mi trovassi di fronte a un giudice. Non posso dire una cosa per un'altra. Posso dire soltanto di non andare più a casa sua, di lasciarla perdere. Magari ci vado io, ma non gli posso proibire di stare in pensiero per la figlia. Signora, è successo proprio qui, davanti a me. Laura l'ha offesa e suo marito non la difende. Ma Laura mi offende sempre, non è la prima volta. E lei non si arrabbia con suo marito? A lui non gliene importa. Come non gliene importa? Sì, gliene importerà, ma se lo tiene dentro, perché non è capace di esprimere un rimprovero alla figlia, perché sa che dopo lei si sente male, ci vengono le coliche. Lei si sente male se il padre la rimprovera, è per questo che noi abbiamo le mani legate. Eh già, avete tutte e due le mani legate. Anche io mi devo stare accorto, quando la rimprovera lei mi dice sempre mi fa male qua, mi fa male là. Lei prima alza le questioni e poi è lei stessa che ne paga le conseguenze. Siamo d'accordo su questo? E così vi trovate tutte e due con le spalle al muro. Lei non si può nemmeno arrabbiare con suo marito quando Laura la offende e lui non la difende. Ma lei mi ha fatto delle accuse, io mi sono risentita e ho alzato la voce. Ma lei non con Laura se la deve prendere, ma con suo marito. Ma mio marito non mi ha mai difesa, in nessun frangente mai, né di fronte ai figli né di fronte alla madre. È proprio quello che le sto dicendo, signora. Ma allora che devo fare? Ci ha già spaccato la capo per farcelo entrare. Cara signora, noi a Napoli abbiamo un detto che dice marito e figlie, come Dio te manna a cuscite e pino. Quando era viva sua madre e c'era da dire qualche cosa, aveva sempre ragione per lui. E va bene la prima volta, la seconda pure, la terza dica vabbè, facitene un poco come volete voi. E anche adesso sta succedendo la stessa identica cosa. E questo è un grosso problema. Questo fa star male sua moglie, fa star male Laura, ma fa star male anche lei, signor Benito. Perché quello non è il posto suo. Quello è un posto sbagliato in tutti i sensi. Accidenti. Signor Benito, è solo lei che può cambiare le cose, lo sa. Avevamo incominciato che parlava male della mamma e poi... Lei si deve spostare e stare accanto a sua moglie. In un certo senso, pare che tu mi ingolpi. Quando non mi difende la dottoressa pensa che tu mi ingolpi di qualche cosa. No, tu non c'hai nessuna colpa. Di più non riesci a fare, è così. È questa la questione. Io ti difendo sempre quando qualcuno se la prende con te. Eppure poco fa l'ha già fatto con la dottoressa. Ma io me lo sentivo. Io ho sempre difeso sia i figli che il marito. Ma lui non è capace.
E nemmeno lei. So carattere. So carattere. Oppure, come dice mia figlia, cercano di simulare. A me queste cose mi fanno pure ridere. Perché io sono serena. Lei non sa le preoccupazioni che ho io. Ma che devo fare? Me la prendo con filosofia. Veramente, io non penso che quando Laura dice di voler prendere il posto della madre lo faccia così perché sente quello che fa. Secondo me non lo sa nemmeno lei quello che dice. Parla così, senza costrutto, per fare un dispetto, oppure che ne so io. Ecco, sì, forse lo fa per uno sfogo, sì, lo fa per uno sfogo. Ma perché continua a difendere? Ma io non la difendo, io penso che a lei a sfogarsi così fa bene, allora... Ma fa male a sua moglie. Eh sì, va bene, io preferirei che offendesse me invece di mia moglie, però arrivati a questo punto ci mette sullo stesso livello a tutte e due, non è che cambia molto. Sì, ma vede, il problema è che farà pure bene a Laura, ma fa male a sua moglie. Ma no, vede che c'è... È che a lei questo sembra non importare, questo è il problema. No. Il fatto è, mia moglie è una persona normale, va bene? E allora io preferisco che le cose vadano così. Io ho paura per Laura. Oramai è passato tanto di quei guai che non mi aspetto più niente di buono da lei. E allora ho capito, lo so. Ma il problema grosso, signor Benito, è che lei, facendo così, a Laura non l'aiuta. Non cambierà mai se lei continua con questo atteggiamento. Non crescerà. Lei vive sola. Potrebbe fare tutto quello che fanno gli altri, perché indirettamente ha un appoggio. Potrebbe creare un piccolo aiuto da parte sua, ma... Da parte sua manca qualsiasi volontà per fare qualsiasi cosa. Come? Come? Perché? Laura, è utile quello che ognuno fa anche a beneficio degli altri, non solo verso se stessi. Altrimenti anche quello che si fa verso se stesso è tutto sprecato. Ma tu lo sai. Lo sai perché non ce la faccio a lavorare? Non riesco a fare niente, niente. Niente, lo sai tu. Sì, sì, però non devi buttare veleno contro tua madre. Non è colpa sua se stai male. Ognuno di noi ha un peso. Laura, il tuo è pesante, questo lo capisco. Però non devi prendertela con tua madre. E poi se stai male, devi dire io sto male. Ma se non faccio altro che dire questo? Per prima cosa. Seconda cosa, mo che mi ricordo. Lo sai che cosa hanno detto al comune quando ci siamo stati un mese fa? Che lei può stare a casa tranquillamente anche un anno e prende la pensione. Calma, di tanto adesso. Lei invece ha risposto no, grazie, la pensione ha rubata, non la vago trovando. Arrivederci a tutti, va bene? Tanti saluti, ha capito? Senta, io mi sento male. Bisogna che mi sposto. Benissimo. Finalmente adesso tuo padre sta facendo il padre e ti sta dicendo di piantarla, di prendertela con tua madre. Io non ho mai avuto un padre. E io sono contentissima che tu ti sia spostata. Devi andartene da qui. Ottimo, benissimo. Signor Benito, per aiutare sua figlia questo è l'unico modo. Quello che ha fatto adesso è utile. Lei deve trovare la forza, il coraggio di arrabbiarsi con sua figlia quando insulta la madre. Sì, sì. Infatti Guglielmo lo diceva sempre. Cercarmi d'accordo noi, i figli nostri ci rispetteranno più assai. Infatti, io me ne devo andare lontano. È vero. Va bene. Io credo che questo cambiamento può portarlo avanti solo lei. E per tutti. È lei che si deve spostare. E stare accanto a sua moglie. Lei non deve più permettere a Laura di mancare di rispetto a sua moglie.
No, veramente. L'estate scorsa siamo usciti spesso insieme e Laura non ha mai parlato male della madre, nemmeno davanti alla sorella. Forse perché io non glielo consento. Non glielo consente? Ma che cosa mi sta dicendo, signor Benito? Se l'ha fatto adesso, davanti a tutti noi. Ci pensi seriamente a tutto quello che le ho detto e veda di impegnarsi. È un momento importante questo. Comunque calcoli che durante la settimana ci veniamo siano 10 minuti. L'importante è quello che c'è nella testa delle persone. Con tutta la buona volontà cercheremo di fare quello che lei ha detto. Ci vediamo la prossima settimana. Ma guardi che Laura farà di tutto per riavere il suo posto accanto a lei. Adesso si è spostata, ma tornerà. Non c'è stato mai. Non c'è stato mai. Non c'è stato mai. Laura, la tua cartella. Bene, dopo aver visto il secondo episodio di Specchio Palese, ci ritroviamo, come la volta scorsa, con gli psicoterapisti che hanno partecipato a questa esperienza, sia come medici che come consulenti dei nostri filmati. In particolare, dell'episodio di oggi, discorreremo con la dottoressa Maria Grazia Cancrini, che ha curato in maniera particolare questa, la terapia delle persone coinvolte nell'episodio che abbiamo seguito fino a poco fa. La prima domanda che intendiamo rivolgere alla dottoressa Cancrini è la seguente. Come sono andate le cose a terapia conclusa? Dunque, c'è da tenere presente che lo sceneggiato si rifà alle prime 2-3 sedute di una terapia che poi è durata 2 anni circa. E,
tutta la terapia in qualche modo si è mossa nella direzione che abbiamo visto finora, cioè in questo tentativo di sganciare la figlia dalla situazione familiare. Le cose sono andate abbastanza bene, anche se io non ho notizie recenti di questa famiglia. Abbiamo interrotto la terapia in un momento nel quale la ragazza stava cercando una possibilità di lavoro e la famiglia soprattutto sembrava aver ripreso un proprio cammino anche di socializzazione che nel passato era stato completamente escluso. Beh, devo dire che anche in questo caso mi sembra che emerga un fatto piuttosto inquietante, o comunque per me abbastanza singolare. Mi riferisco al fatto che voi, l'equipe terapeutica, interviene spesso abbastanza pesantemente, sia per qualificare il comportamento dei pazienti con termini che hanno inevitabilmente una carica morale o moralistica, sia per pilotarne il comportamento al di fuori del set analitico, del set terapeutico. Per esempio, a un certo punto, nel caso di cui ci stiamo occupando oggi, la psicoterapista dice alla moglie: ma lei ha ingoiato questo rospo per 26 anni, che è chiaramente un giudizio di valore sul comportamento di questa donna. A un altro punto il comportamento della figlia viene definito con aggettivi come grave, assurda, pazza, inaccettabile. Bene, io vorrei chiedervi, ma questo impiego di interventi, questo ricorso a interventi che sono così chiaramente prescrittivi e qualificativi, è calcolato deliberatamente nel quadro del trattamento? Sì, due cose. Una, il linguaggio che la terapeuta cerca di usare è quello della famiglia. Il modo in cui la famiglia descrive il comportamento degli altri, no? L'accusa di essere pazza, assurda, lontana, eccetera, viene a un certo punto rivolta dalla figlia alla madre. Ma questi interventi hanno un senso perché la famiglia viene guardata in un certo modo. Qual è la famiglia disfunzionale? La famiglia che non... disfunzionale, cioè la famiglia che non produce individui. Fondamentalmente è la famiglia in cui diciamo ognuno occupa il posto degli altri. Che non produce individui, che vuol dire? Che non produce individui autonomi. Che non produce individui autonomi, cioè capace di funzionare nella società e nel lavoro indipendentemente da questa dipendenza. Esattamente. Strette dal nucleo familiare. Sì, ed è questo tutto il problema, diciamo, della patologia dalla schizofrenia, se vuole, alla tossicodipendenza, cioè come che molto ben detto in alcuni studi americani di Haley, eccetera, no? In cui il nucleo fondamentale del problema rimane il fallimento come persone di questi individui. Sia che poi sia la droga, sia che sia il delirio, sia che sia quello che può. L'obiettivo del lavoro terapeutico è quello di modificare la struttura del sistema familiare in modo che le persone possano trovare uno spazio individuale all'interno di questo. Qui abbiamo una figlia che ruba un posto a una madre, dico ruba perché così ci capiamo, ma è abbastanza evidente da come si muove, da come pesantemente giudica la madre rispetto all'educazione dell'altro figlio, no? E vediamo in questo il problema, cioè in questo suo permanere all'interno del sistema familiare di appartenenza per mantenere certi equilibri, no? Quasi da mediazione fra padre e madre, con una posizione di chiaro schieramento a favore del padre. Questo ci sembra il problema della ragazza. Ma lei direbbe che io semplificherei troppo le cose se tentassi di riassumere tutto ciò che lei ha detto
con questa formula, che laddove esiste un conflitto tra famiglie e società, in genere voi intervenite con una chiarissima opzione a favore della società piuttosto che, piuttosto che per la famiglia. Cioè la dipendenza sociale è per voi più segno di maturità rispetto alla dipendenza familiare. L'inserimento sociale è per voi segno di maturità e di autorealizzazione rispetto alla dipendenza familiare. Quando l'alternativa alla, dipendenza sociale, diciamo, è il manicomio, il ricovero, una situazione di grave difficoltà della persona, sì. Bene, ringraziamo la dottoressa Cancrini per i chiarimenti che ci ha dato e ricordiamo ai nostri telespettatori che il prossimo episodio andrà in onda giovedì prossimo e che al termine della serie seguirà un dibattito di un'ora su alcuni dei problemi più seri, più gravi, più inquietanti che sono emersi e continueranno ad emergere da questa singolare esperienza di collaborazione tra psicoterapia e comunicazione di massa.